Bonjour les amis! Che si fa in questo weekend, cara? Questo weekend torniamo in Normandia e oggi stiamo viaggiando con la neve. Ma adesso la grande sfida sarà: riusciranno i World Foodies Go a creare dei contenuti un minimo interessanti con un tempo che normalmente ti farebbe stare a casa davanti al camino? Lo scoprirete solo continuando a guardare questo episodio. Allora ragazzi, siamo arrivati a Honfleur, nel nord della Normandia, nel nord del nord. Come il clima di queste parti, agevoliamo questa clip. Però potrebbe andare peggio. Potrebbe piovere. Ecco appunto. Intanto cominciamo la grande con una bella colazione, come sempre. Questa volta siamo fermati da Eric Kaiser, che è una catena. Abbiamo preso una tarte normand, una crostata tipica della Normandia con crema, mandorle e mele. Il burroso se la gioca con le mele, sono i due sapori che si sentono di più. È buonissima comunque. Intanto questo è quello che avviene fuori. Io procedo con questa torta che presumo sappia vagamente di cioccolato. Nel cartellino lì nel bancone c'era scritto cioccolato 10 volte in diverse consistenze e modalità. Adesso non le ricordo, ma guardate qua. Secondo voi può essere cattiva una cosa così? Potrei anche non assaggiarla. Un sogno, c'è ganache al cioccolato al latte, copertura di cioccolato fondente, sablé di cioccolato fondente, tutta una cioccolata. Quante cacchie buone. Oh, colazione fatta, 12,50 € di pastarelle e caffè. Andiamoci a fare una passeggiata in questa ridente cittadina con questo clima primaverile. Ah, che bella la primavera qui in Normandia. E questo alle mie spalle è le Vieux Bassin, il porto di questa bellissima cittadina che si chiama Honfleur. Quest'anno il mare non andrò con te sulla spiaggia. Questa è una rara pausa tra una bufera di neve e l'altra. Ma adesso andiamo a vedere la prossima attrazione di Honfleur. È un vero peccato in questa giornata di sole. Però se volete potete visitare anche il Museo della Marina, che è all'interno di una bellissima chiesa antica. Ma oggi non vale la pena, guarda che bella giornata. Oggi è un peccato. Nelle giornate assolate come quella di oggi, qui in Normandia potete riscoprire la bellezza degli antichi giochi all'aperto, quali la cavallina, la campana, o il nascondino. Ho visto. In giornate come questa, perché non soffermarsi in uno dei tantissimi chioschetti qui ad Honfleur per assaggiare una delle loro famose granite di limone alla normanna? Non perdetevi una visita nella bellissima chiesa di Santa Caterina. Malincuore abbiamo abbandonato la passeggiata primaverile nelle bellissime stradine di Honfleur per venire a mangiare al ristorante L'Atre. On vous a d'abord servi une extraction de pommes, betteraves, carottes, fenouilles, clémentine, mandarine, au chaud froid, oignon, chou rouge, betterave, donc au chaud l'oignon et au froid le chou rouge et de la betterave, tartare bœuf huître avec du guacamole, un sablé parmesan avec de la crème de pequillos. Le pequillos c'est un poivron. Mi sono perso completamente cosa sia questa spuma bianca che abbiamo nella ciotola. A voi ve l'avrò già messo in sovrimpressione in fase di editing, ma io in questo momento non so cosa sto assaggiando, vediamo se ci azzecco. Sotto c'è una barbabietola, mi sembra, occhio. Sicuramente sa di barbabietola, ma la cosa che si sente di più è il porro. È una mousse di porro e altre cose buone, ma è una roba buonissima. Cioè, ho fatto un'altra cucchiaiata, questa volta con più barbabietola, è un'altra cosa ancora. Cambia a seconda delle proporzioni. Fa le pozze. In francese si dice? Il fait les pozze. Io sono curiosissima di assaggiare questa tartelletta con tartare di manzo e ostriche. Si sente il ferroso, si sente il mare. E il guacamole mette bene insieme entrambe le tartare. Vado anche con questa, al poivron.
burro è ancora burro, peperone, peperone è ancora peperone. C'è qui alla bocca questo succo di barbabietola, pinocchio e altre cose. Ed è buono. All'inizio sa di agrumi, poi sa di terra, per la barbabietola. Molto figo. Come sempre, dagli appetizer si capisce come va il ristorante, sto ristorante va bene. Ve lo consiglio già, così. Ragazzi, dovete assolutamente assaggiare Le Père Jules. Non è un semisecco come quelli che avete visto quando abbiamo assaggiato i sidri nella sideria, però è veramente molto molto buono. Intanto che aspettiamo i primi, due parole serie su un flair. Sì, ragazzi, noi abbiamo scherzato prima per giocare un po' sulla sfiga del tempo, ma ovviamente un flair è un gioiello. In realtà credo che sia molto caratteristico vederla col tempo brutto, ricorda i paesini inglesi. Anche un po' l'Olanda. Sì, è vero, anche un po' Amsterdam. Comunque, se venite qua d'estate come le persone normali, solo noi andiamo in giro a marzo, aprile in Normandia. La gente normalmente ci va ad agosto, è piena di negozietti, è piena di posticini. C'è pure un negozietto di caramello che forse se facciamo io ci devo tempo, andare assolutamente andare. Prima sì. Di chiudere questo capitolo può darsi che vedrete un acquisto di caramelle. Questo piatto è un'opera d'arte, è un dipinto, frutti di mare, cavolfiore, mango e frutto della passione. Spettacolare, dolce poi dei frutti di mare, ci sono cozze, aragosta, vongole veraci, dei mini gamberetti e dei gamberi normali. Non potete capire che cosa è sto piatto. Questo è un blanc manger con sardine, crema di piselli, al coriandolo e altre cose, insomma facciamo prima ad aprirlo. È una nuvola, in bocca scompare. Allora, praticamente è un albume d'uovo montato a spuma, cotto credo a bagnomaria, in modo tale che il tuorlo rimanga colante dentro. Questa crema di piselli buonissima con le sardine. Madonna quanto è buona, sembra semplice questo piatto, ma è molto complesso in realtà. Me la vuoi fare un appetit chaussure? Giallo con crescione alla mostarda all'ancienne con asparagi verdi. I fiumi della Normandia, ragazzi, traboccano di crescione. Mille ricette a base di cresson. Quando trovate il cresson è il crescione. Il merluzzo è di una freschezza imbarazzante. A parte la cottura, non so se vede, ma guardate come si sfalda, è una roba mondiale. Il crescione con mostarda in grani dà al piatto non soltanto un po' di amarognolo, ma gli dà proprio una spinta. Veramente molto buono, soprattutto se vi è piaciuto sto merluzzetto. Ma non volete mettere un iscriviti al canale? Struccate il bottone, iscrivetevi e attivate la campanella, così ne vedrete di merluzzi gialli su questo canale. La carbonade flamande è uno spezzatino di manzo cotto nella birra, tipico del Belgio. Sul menù qua c'era la carbonade normande, alla normanna, quindi invece di essere cotta nella birra, ovviamente è cotta nel sidro. Non mi aspettavo però questa rivisitazione di questo spezzatino dentro un recinto di pasta. Questa cosa vi succederà se viaggiate un pochino come noi fuori dall'Italia, spesso considerano la pasta come noi consideriamo il riso rispetto al pollo al curry e poi si mischia, ecco. Un italiano non considererebbe mai la pasta di grano duro come complemento per un piatto, però quasi dappertutto all'estero questa cosa si fa. E quindi qua hanno pensato di usare come abbellimento di questo piatto dei tubetti di pasta. Sono un po' scettico, però magari mi smentiscono, adesso l'assaggio. Assaggio prima in purezza. Sente un po' quell'acidità del sidro che però contrasta questa crema ovviamente a base di burro a mille. Ma qua ormai in Normandia fate conto che pure quando vi descriviamo l'acqua c'è il burro dentro. E mo' assaggio pasta e spezzatino, vediamo se è buono. È buono, mi piace molto molto molto. Tarte citron, guardate che cos'è. Per gli abruzzesi non è la torta al cocomero, eh? Ah sì, per noi è il citrone e il cocomero. In realtà questa è una tartelletta al limone. Ci sono diversi tipi di agrumi, vedo il pompelmo, vedo l'arancia. Non è troppo acida, non è troppo dolce, la meringa non sa troppo di uovo, è veramente buona. La mia è una Paris en fleur, che credo sia un gioco di parole con Paris Brest, con una crema di pralinato di nocciole e una composta di pere. Atomico, nocciola in mille consistenze, c'è una mousse, sono le praline croccanti, la pera sia fresca che in composta, una crema di pere che con la nocciola sta bene, buonissimo. Pranzo finito, consigliatissimo. Veramente, veramente da venire in questo posto. C'è la possibilità di scegliere tra 2, 3, 4 o 5 portate con prezzi a salire. Quello da 3 portate costa 45 a persona più 12 euro di sidro e quindi 102 per tutto quello che avete visto, onestissimo e buonissimo. Buonissimo, davvero. Abbiamo ancora qualche sorpresina per questi signori? Ne abbiamo diverse. Ma prima... Appendice caramello.
zenzero, lampone, pera cioccolato, vaniglia, fragola, violetta, caramello al fior di sale, liquirizia, mela, c'è anche arancia, mirtillo, sesamo. Dobbiamo ritirare altri soldi dall'ATM. Io lo sapevo, non ci dovevamo entrare qua. 40 euro dentro sta bustina. Vabbè ragazzi, sto negozietto che si chiama Maison La Goulue, che voi dobbiamo consigliare, vende il caramello, può essere cattivo, è pieno di questi negozi qui a Honfleur, quindi sbizzarritevi, fate le vostre ricerche, noi siamo buttati a capofitto, anche perché qui in questo negozio, oltre a vendere cose che fanno male tipo il caramello, vendono anche delle cose salutari tipo il pesce, tipo c'hanno le cozze, c'hanno le uova. Vabbè, che poi anche questi siano fatti di caramello è un dettaglio. Gamberetti, se volete un negozio fitness, un negozio light per l'estate. A 50 km da Honfleur c'è una delle ultime fattorie che fa un camembert come si deve. Il tempo di arrivare, ne sapremo un po' di più sul camembert. Abbiamo coronato già un altro dei nostri sogni della vita. Siamo dalle Cinq Frères, e lui è uno dei Cinq Frères, e Charles. Enchanté. S'appelle Cinq Frères parce que vous êtes Cinq Frères? Oui, oui. Moi je m'occupe de la partie fromage, Pierre il s'occupe de la production du lait, des vaches, Victor des céréales, Com il s'occupe de la partie volaille, et Martin il travaille dans la viande bovine. Camembert Cinq Frères è uno degli ultimi produttori di camembert fermier. Qu'est-ce que ça veut dire camembert fermier? Ça veut dire que sur l'exploitation, on produit le camembert uniquement à partir du lait de la ferme. C'est-à-dire que nous, on donne à manger à nos vaches, on produit le lait et ensuite on transforme une partie du lait en camembert. Qu'est-ce que ça fait d'un fromage en camembert? Le diamètre, le poids et la croûte fleurie. Il a une taille de 10 cm. Il faut qu'il fasse au minimum 250 grammes et que la croûte soit fleurie, c'est-à-dire que ce soit du pénicillium tout autour. En fait, le camembert, c'est très général. Dès lors que le diamètre, le poids et la croûte, c'est la définition du camembert, on peut en faire en Italie, on peut en faire aux États-Unis, on peut en faire en France. Voilà, ce qui est protégé, c'est camembert de Normandie. On n'achète pas de lait à l'extérieur et donc le goût du camembert, c'est que le goût de ce que les vaches ont mangé, du territoire et de notre exploitation. C'est pour ça que votre camembert, c'est unique. Il est unique, effectivement. 95% du camembert, c'est du lait pasteurisé. Vous travaillez le lait cru. On travaille le lait cru, voilà. C'est-à-dire que le lait, il est réchauffé qu'à 36 degrés. Ça, c'est une grosse différence avec tous les autres camemberts, parce que du coup, tous les autres, ils sont quasiment tous pasteurisés. Ouais. Pour faire un camembert, on met 2 litres de caillé dans les moules, en 5 louches. 400 ml à peu près, versés 5 fois, à intervalle d'une heure entre chacune des louches. Non ci resta che un'ultima cosa. Ci tengo a sfatare questa cosa che i francesi sono antipatici. Charles, l'abbiamo conosciuto mezz'ora fa, non è che siamo amici. Siccome piove fuori, ha detto, vabbè, venite a casa mia a fare la degustazione. Qui siamo a casa di Charles. Poi che sono antipatici questi francesi. Siete pronti? Vai, vai, tagliamo, vai. Tagliamo. Mamma santa, quello che noi compriamo in Italia non ci azzecca niente proprio con questo. È più forte, è più saporito, sa di erbaceo, di stalla. La cremosità è... guardate qua, scusa. Ecco qua, cremosità. Beh. J'ai jamais goûté un camembert comme ça, jamais. Si sente un gusto particolare che non abbiamo assaggiato in realtà in altri camembert della Francia, perché in questo camembert c'è questo territorio, e con questo territorio intendo questa fattoria, perché a 10 km qua è già diverso. Questi formaggi li trovate su internet su www.crowdfarming.com. C'è una cosa figa sul sito, perché potete adottare una mucca e Charles e compagnia vi mandano 4 camembert ogni mese, una figata pazzesca. Se no potete venire pure qua. Grazie ancora Charles per averci invitato dentro la stalla, dentro la fabbrica, pure a casa, troppo gentile. Merci Charles. Merci. Ragazzi, la chiusura la facciamo in macchina. Fuori c'è una tormenta. Oh, ma può essere che ogni volta che andiamo dove fanno un prodotto, poi scopriamo che il prodotto in questione è 100 volte meglio. Cioè, che perché ne so, hanno tutto un altro sapore. Ma pure il parmigiano reggiano che ce l'abbiamo tutti quanti in casa. Ma quando vivevamo a Modena, che siamo andati ad assaggiare il parmigiano invecchiato mille mesi, non è uguale. Tutti quanti era buono. Cioè, è la stessa cosa il camembert. Il camembert comprato in Normandia
è il più buono che ci sia. Ecco, perfetto. Che ne pensi se sfruttiamo questi ultimi minuti per andare a vedere le falesie di Etretà al tramonto? Sì. Andiamo a fare un giretto e poi si magna. Dopo il successo di Bressanone, Bressanone e di Antepipipitero, Pipitero e Pipitero e Pipitero, presto su tutte le piattaforme normali.